Ragazzi, buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio parlare di che cosa sono i registri akashici, a cosa servono i registri akashici e come sono entrati nella mia vita. Allora, innanzitutto non so se sai, se hai mai sentito la parola akasha, registro akashico. Io ti dico che la prima volta, io non sapevo bene all'inizio che cosa fossero questi registri akashici, però appena ho sentito questa parola akasha, registri akashici, ho detto ma questa cosa mi richiama, c'ho un richiamo dentro di me. Infatti volevo partire proprio dalla mia storia. Io vabbè, sto facendo un cammino spirituale molto bello, molto profondo, e giorno dopo giorno scopro sempre un sacco di cose. Un giorno scoprì appunto che esistevano questi registri akashici. Andai a vedere che cosa significavano. I registri akashici praticamente sono il libro della vita, cioè immaginatela come un'enorme biblioteca dove praticamente ci sono dove si sono scritte tutte le cose, diciamo le esperienze che le nostre anime vogliono fare qui sulla terra, quindi tutte le nostre missioni, tutte le esperienze, diciamo, che ci servono per evolvere, tutto ciò che l'anima voleva prima di incarnarsi, lo ha deciso prima, ovviamente si è preparata e ha detto lo scrivo in questi libri, diciamo. Alcuni la raffigurano come un'enorme biblioteca. A me infatti aveva colpito proprio questa immagine di questa enorme biblioteca. Ho detto oddio, in realtà ora che ci penso, questa è proprio una cosa che mi è venuta così, ne sono stata attratta perché non so se hai visto il film, vabbè poi mi verrà, in cui c'era questa enorme biblioteca. A me le biblioteche hanno sempre molto molto affascinato perché appunto contengono tanto tanto sapere, e sapere che c'è una biblioteca dedicata proprio a ciò che vuole l'anima, come vuole evolvere l'anima, cioè questa cosa mi ha acceso praticamente. Ho detto assolutamente o devo fare una lettura o devo trovare il modo io di leggere il mio registro akashico. E così ho trovato il canale di Lianca, che ringrazio tantissimo, su YouTube, e ho fatto questo percorso di iniziazione con lei, e da lì praticamente la mia vita è cambiata tantissimo, perché praticamente da quando ho iniziato a leggere i registri akashici, quindi a scoprire effettivamente, perché tu tramite i registri akashici puoi scoprire un sacco di cose. Per esempio puoi scoprire, ecco, qual è la missione della tua anima, che è una cosa fondamentale. Io tante volte in giro vedo tante persone che sono infelici perché non sanno qual è la missione dell'anima, cioè il motivo per cui noi siamo venuti qui sulla terra, no? Perché ovviamente noi ci siamo incarnati con uno scopo, e chi non realizza questo scopo è infelice. Quindi uno dei motivi per accedere alla nostra biblioteca akashica è proprio sapere qual è lo scopo qui nella nostra vita. E quindi ho detto assolutamente, assolutamente lo devo fare, solo, anche fosse solo per questo motivo, lo devo fare. Poi tramite i registri akashici puoi per esempio scoprire il perché di alcune, perché per esempio alcune situazioni continuano a ripetersi, alcune situazioni anche spiacevoli continuano a ripetersi nella tua vita, perché alcune persone sono entrate nella tua vita. Infatti puoi chiedere per esempio se una data persona è la tua anima gemella, è la tua fiamma gemella, come fare per migliorare il tuo rapporto, come fare per prendere una decisione, che cosa devi sapere da una determinata esperienza. Infatti ai registri akashici non si fanno mai domande con risposte sì no, perché loro ti vogliono dare, siccome, ecco, quello, allora, quando chiediamo una informazione al nostro registro akashico, è Akasha che ci risponde, sono i maestri ascesi. Poi farò un altro video sui maestri ascesi. E questi maestri ascesi sono, insieme ad Akasha, è tutta un'energia praticamente di amore, un'energia, una frequenza altissima di amore, di compassione, di armonia. E quindi quando io mi connetto la mattina al mio registro akashico, già praticamente ricevo un'ondata di amore, di informazioni che mi, infatti a volte che mi sconvolgono. Ti devo dire che da quando, durante il periodo di iniziazione, bisogna fare 30 giorni
in cui praticamente li apri tutti i giorni per abituarti. Infatti io tutti i giorni li apro la mattina e li chiudo la sera. E durante questa iniziazione io per esempio ho scoperto, mi arrivavano dei messaggi stupendi, soprattutto quelli tramite l'oracolo che adesso ti farò vedere, e ho scoperto ad esempio, oltre ad aver approfondito come realizzare meglio la mia missione dell'anima, oltre al fatto che canalizzo costantemente informazioni su come vivere la mia vita in maniera serena, oltre ad aver approfondito la mia relazione con i miei angeli, nel senso li sento proprio vicini, ancora di più mi faccio aiutare da loro, sono più positiva. Oltre a questo, quando canalizzo queste informazioni, mi arrivano dei messaggi stupendi, come per esempio ho scoperto di avere la chiaroveggenza, la chiarosenzienza e tanti altri doni o talenti che diciamo non vengono riconosciuti dalle persone, diciamo, cosiddette normali o comunque dalla società, però sono doni che comunque noi abbiamo e che noi scopriamo soltanto quando ci diamo il permesso di aprirci a queste cose. E io all'inizio infatti c'ho tutto un mio diario in cui ogni giorno scrivevo quello che canalizzavo e leggendo le mie pagine mi viene da ridere, perché scrivo mamma mia, questa cosa non me l'aspettavo, perché tipo io canalizzavo un'immagine, per esempio canalizzavo un'immagine di vedere con chiarezza, tu per esempio mi venivano immagini di un mare tutto molto brillante, pieno di sole, una luminosità accecante, e il messaggio è tu sei la luce, tu sei luce. Poi andavo ad aprire l'oracolo e mi usciva la chiarosenzienza o la chiaroconoscenza, quindi era un'ulteriore conferma che quello che io stavo canalizzando era il messaggio giusto. Quindi dicevo oddio, allora ho davvero dei poteri, diciamo, di chiaroveggenza o comunque di anticipare le cose che accadono. Questo, diciamo, io ce l'ho sempre avuta questa cosa, anche se non ero consapevole, perché facevo spesso dei sogni premonitori, però lasciavo un po' tutto al caso. Invece adesso ho capito che nulla, anche grazie ad Akasha, che nulla succede per caso, ma tutto segue un ordine ben preciso. Ho imparato a conoscere le leggi universali, su cui poi ti farò anche un altro video, e diciamo, conoscere, entrare in contatto con Akasha mi ha dato una sicurezza in me stessa che mai avrei potuto, diciamo, ottenere da sola, perché comunque sei sostenuta costantemente, ti arrivano costantemente dei messaggi e tu, cioè, stai lì e dici va bene, è come avere a portata di mano dei libri di sapienza universale ed è stupefacente. Per esempio l'altro giorno facevo una lettura di una mia cliente che aveva mal di schiena e praticamente io ho canalizzato, senza saperlo, che le serviva l'olio essenziale di pino. Io ho detto l'olio essenziale di pino, che c'entra l'olio essenziale? Poi questo era il messaggio che mi era arrivato e praticamente gliel'ho detto alla mia cliente e lei ha applicato sulla sua schiena l'olio essenziale di pino e il dolore le è passato. Io però non sapevo, cioè coscientemente, che l'olio essenziale di pino fosse un rimedio, un antidolorifico, insomma, per la schiena. Quindi per dirti, si arrivano informazioni proprio che tu non te le aspetti. Questa è una cosa che la mia mente ancora fa fatica a crederci veramente. Ora ti faccio un elenco di che cosa, diciamo, delle cose che si possono fare con i registri akashici. Ad esempio, si può scegliere il cibo più appropriato, quindi chiedere qual è il cibo a me più appropriato, oppure qual è l'alimentazione più appropriata a me, oppure qual è lo sport che più mi si addice, quello che devo fare. Poi si può usare, per esempio, per gestire al meglio il tuo lavoro, per chiedere consigli su un progetto. Io chiedo in continuazione ai miei registri, dico come posso fare per arrivare a più persone, e loro mi danno delle risposte anche molto pratiche che io dico va bene, poi arrivano subito, cioè non è che ti fanno aspettare. Poi si può, diciamo, usare per scoprire come attrarre la tua anima gemella, come per esempio per la tua crescita spirituale puoi fare delle domande del tipo cosa posso fare per evolvermi, oppure ripeto come scoprire la tua missione di vita, per ricevere messaggi da Akasha,
per fare delle guarigioni, perché tante volte noi abbiamo dentro di noi dei blocchi riguardo a delle situazioni, ad esempio possono essere dei blocchi sul denaro, quindi si può usare Akasha per sbloccare l'abbondanza, quindi per guarire quella sensazione di non meritevolezza che ognuno di noi dentro di sé sente, quindi quella sensazione di mancanza di autostima, quella sensazione di non essere mai all'altezza, di non amarsi. Quello anche si può guarire attraverso i registri akashici. Durante la lettura dei registri akashici si può usare sia la canalizzazione e sia ci si può fare aiutare dall'oracolo dei registri akashici, che è una cosa meravigliosa. Io infatti durante le mie letture uso questo oracolo perché contiene in sé tutte le le leggi universali, dei messaggi, cioè è un supporto alla canalizzazione. Ti posso far vedere qualche carta, per esempio questa Akasha è una carta di guarigione. Tra l'altro queste carte, se applicate sono anche carte di guarigione, ecco, non te la faccio troppo lunga. Akasha è una carta proprio di guarigione, significa hai bisogno di guarigione nella tua vita, hai bisogno di energia, di amore nella tua vita. Poi c'è questa che è bellissima, vitalità, la carta parla da sola, hai bisogno di muoverti, di stare a contatto con la natura, perché muovendo il corpo si sbloccano anche molte emozioni e quindi la mente è più libera, più serena, più armoniosa. Ah, poi c'è il labirinto. Questo qua di solito arriva quando la mente è un po' bloccata a rimuginare su delle cose, e ti dice: guarda che ti stai bloccando, devi pescare un'altra carta. Bellissima. Poi c'è la legge dell'unità. Il decreto, questo è fantastico, riguarda la legge d'attrazione. Ciò che pensi attrai, quindi i tuoi pensieri sono come un decreto. Il rifiorire, bellissima. Poi c'è la legge del 3. Poi abbiamo la legge della polarità, il sì, cancelli aperti, cuore, questa è una delle mie preferite, la legge dell'attrazione, la star di tutte le leggi, aspetta che si è attratto troppe carte. Poi abbiamo le vite passate, l'oracolo ci vuole far capire che bisogna lavorare sulle vite parallele o vite passate, la chiarosenzienza, arrivano i doni, famiglia, canali di luce, cristalli, l'importanza dei cristalli, chiara udienza, altri doni che ci hanno fatto e che dobbiamo assolutamente scoprire che ce li abbiamo, chiave, chiaro conoscenza, bellissima, gratitudine, questa è stupenda, no, non si può fare. Bianco, ciclicità, questa è una delle mie preferite, rispettare i tempi, scacchiera, questa anche è molto, legge del nome, questa è bellissima, legge dell'abbondanza. Poi abbiamo i maestri ascesi, miei preferiti, che danno sempre dei consigli super. Poi abbiamo la legge di causa effetto, questa è bella tosta, una bella legge, bella tostarella, bellissima, la legge della sfida, il libero arbitrio, importantissimo, legge della conoscenza, bella. Questa è una carta che mi ha insegnato a perdonare, perché vi svelo una cosa: le persone che sono nemiche qui sulla terra, che ci sono nemiche qui sulla terra, in realtà sul piano akashico sono nostri amici e noi ci siamo messi d'accordo con loro affinché potessimo imparare delle lezioni. Quindi per questo si dice amate i vostri nemici, perché in realtà noi già ci amiamo sul piano akashico, abbiamo fatto dei patti con loro e per questo vanno sempre perdonati, perché in realtà sono nostri amici. Questo a me ha aiutato tanto 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 a perdonare e a rilasciare tante negatività. Poi c'è la legge del karma, penso che lo conoscete il karma, la chiaroveggenza, stupenda, guardate che bella questa carta, natura, bellissima, con Gaia, legge dello specchio, del riflesso, qua apprendi su ogni carta ci si potrebbe fare un video, il dono, la nostra missione,
La legge del paradosso, c'è anche questa. La legge dell'amore, il patto, bellissima, serendipity, bellissima. Le cose inaspettate che ci capitano quando già siamo su delle vibrazioni alte, quindi degli imprevisti, diciamo, molto molto piacevoli che ci rendono la vita ancora più in allineamento. Registri akashici, la legge dell'equilibrio, equilibrio in disequilibrio. Rosa, una delle mie preferite, sulla femminilità. Akasha, siamo ritornati. Quindi ragazzi, che dirvi? Queste letture, con soprattutto con l'oracolo, aiutate dall'oracolo dei registri akashici, vengono delle cose strepitose. Mi stanno arrivando dei messaggi dalle persone a cui ho fatto le letture, proprio dice: io queste cose le sentivo, volevo, soltanto tu mi hai dato la conferma di queste cose qui, oppure sono rivelate, si sono aperte nuove consapevolezze, perché mi hanno chiesto anche come fare, cosa posso fare per gestire questa relazione, questa cosa, e si sono scoperte sul piano animico delle prove che insomma l'anima aveva deciso di voler fare, e poi tramite i consigli dei maestri ascesi si sa bene come metterle in pratica nella vita per evolverci, per alla fine raggiungere la felicità, no? Questo alla fine è lo scopo della nostra vita, evolvere in continuazione e avere sempre nuove consapevolezze, connetterci con la fonte infinita di amore che è Akasha. Quindi se la tua anima si sente pronta per farsi fare una lettura, puoi anche scrivermi, mandarmi una mail, oppure da Instagram nella mia bio c'è il mio numero WhatsApp, mi mandi un messaggio e prenotiamo una bella lettura. Poi ti dico io come funziona, quanto dura, tutto quanto. Va bene, spero che questo video ti sia piaciuto. Se ancora non ti sei iscritto al mio canale, iscriviti adesso, tocca la campanellina, così ogni volta che faccio un nuovo video ti arriva una nuova notifica, e ci vediamo al prossimo video. Muah!